Noi abbiamo espresso la netta contrarietà al decreto, perché è un decreto, abbiamo espresso la netta contrarietà senza se e senza ma, netta, al decreto, perché è un decreto che prevede le aste e le evidenze pubbliche, così come ci è stato prospettato. Non siamo voluti entrare nel merito dei dettagli, perché la prima cosa che abbiamo chiesto è l'apertura di un reale tavolo di confronto. La seconda è che veramente con la volontà politica e istituzionale vadano in Europa per riaprire la partita sulla direttiva servizi, per un semplice motivo, non è stato fatto per un semplice motivo, qui non si mette in discussione solo un fatto che già per se stesso è importante, la tipicità dell'offerta turistica degli stabilimenti balneari, ma anche una tipicità giuridica che è quella dell'articolo 37 che lo Stato ha dovuto eliminare per chiudere una procedura di infrazione. Adesso chiediamo al nostro Stato, al nostro Governo che ci rappresenti, che risponda all'arroganza dei funzionari che quando siamo andati in Europa, noi, Luciano Monticelli, io e lui che ci siamo inalberati, e rispetto a questi funzionari, alla presenza di molti eurodeputati e di altri esponenti, si sono addirittura hanno detto che le cose stavano così e non c'era nessuna possibilità di riaprire questa trattativa. Questo lo stabilisce la politica, lo stabiliscono le istituzioni, lo stabilisce anche la Corte di Giustizia, ma qualcuno ufficialmente lo deve fare. Noi chiediamo che venga fatto questo.